congedo e congedo, saluto gli amici a casa, i live streaming, immagino di averli già salutati, non lo so, ma vi saluto. E per tutte le persone che sono state qui con noi, vi aspettiamo naturalmente per un aperitivo e per festeggiare insieme il vincitore. Grazie a tutti, buona serata. Edoardo, qual è la prima emozione, dai? Ma c'è tanta soddisfazione. Soddisfazione. C'è stato veramente un gran lavoro dietro e credo che oggi sia solo abbiamo raccolto i frutti, ecco. Senti, al di là della tecnicalità, cos'è l'elemento che ti ha portato a vincere secondo te? Quale forza, quale sentimento? Il gusto. Partiamo sempre dal gusto e iniziamo a girare intorno a quello. Quindi poi valutiamo tutte le altre, gli altri aspetti del piatto fino a renderlo unico. Chi vuoi ringraziare per questa vittoria? Veramente tutte le persone che mi hanno circondato e mi hanno sopportato in questi ultimi 6 mesi. Chi è stato più vicino? La mia ragazza, i miei colleghi. Vabbè, eccola, bacio! Vieni. Cosa? No, sì. Eccola. Te l'hai meritato. Bravo. Anthony, un commento. Porterai Edoardo alla finale mondiale. Un commento, fine. Con che spirito lo porti? Con grande entusiasmo, con grande maturità. Credo che abbiamo le carte in regole, adesso possiamo dirlo, ci sono le due mie amiche che mi appoggiano. Abbiamo scelto un piatto che sicuramente rappresenta l'Italia, ma che può partecipare a un grandissimo concorso, e quello che è stato premiato di più. Grazie. Cristina, è stata una dura decisione, durissima, davvero a livello molto alto, però ci è piaciuto molto il suo piatto, un piatto completo, un piatto che è pieno di tecnica, ma anche esteticamente perfetto e anche dal punto di vista ovviamente gustativo. Grazie, Caterina. Consegniamo Edoardo alla finale mondiale perché vinca l'Italia questa volta. Questa volta vincerà l'Italia, perché ci sono tutti i sapori dell'Italia. Che cosa vi ha convinto? Un elemento, Loretta. Un elemento che vi ha convinto definitivamente. L'eleganza e la precisione dei piatti. Anche il sapore. Bella responsabilità. In bocca al lupo da Edoardo Pomaliano. Grazie. Ecco, buongiorno a Stefano Marini, direttore Business Unit Italia San Pellegrino. Allora, questa volta la giuria dice potrebbe essere davvero la volta buona per l'Italia. Questo sul concorso. Speriamo. Il concorso è arrivato alla terza edizione, nella prima edizione ha trionfato un giovane chef irlandese, l'anno scorso ha vinto un talento degli Stati Uniti, quest'anno l'Italia si presenta con un talento che a sentire la giuria, i commenti della giuria, particolarmente importante anche quest'anno, sembra essere molto potenziale, quindi speriamo che sia la volta buona dell'Italia, anche perché l'Italia ha nella gastronomia una delle dimensioni più importanti del Made in Italy, quindi sarebbe anche l'ora che potesse andare. Ecco, San Pellegrino per una volta accompagna al meglio del talento italiano, marchio icona che nel mondo è l'acqua e porta quella che dovrebbe essere la cucina. No, è corretto, il percorso che Acqua San Pellegrino sta facendo è quella di oltre a confermare il proprio focus come acqua di riferimento per la gastronomia e per la ristorazione di alto livello a livello internazionale, e anche quello di evolvere verso le altre dimensioni del Made in Italy, quindi il design, la moda, non a caso la competizione oggi si è tenuta nello spazio Marras, perché comunque San Pellegrino mira a diventare oltre un'acqua minerale ma una vera e propria icona del Made in Italy. Bene, grazie. 10 finalisti di livello. Io l'ho vista apprezzare anche almeno un altro piatto, quindi è stata combattuta, ma tutti bravi. È vero, tutti bravi. Grazie, buon lavoro. Grazie.